La passione per la musica di qualità da noi si sente. Da noi si sente. Sei su Radio Panorama. Venerdì 25 marzo, ieri l'ultimo album della cantante barese che stiamo per presentarvi, segna l'ingresso nella family di Quincy Jones, è disponibile su tutte le piattaforme digitali in rotazione radiofonica. Yes, così il nuovo album di Serena Brancale. Ciao Serena, benvenuta. Prima di tutto, come stai? Grazie mille. Come stai? Ciao. Sto bene. Questa intervista è un po' illegale, devo dire. Sì. È illegale. Sono d'accordo con te. Ecco perché c'è anche il cappuccio della felpa. No, e allora, sì. Serena, sto sei bene, appagata in bene. Questo periodo della tua vita oppure? Sì, perché c'è. Sì, dopo 3 anni aspettavo questo momento meraviglioso. Ieri abbiamo fatto una giornata di interviste che non è finita mai. Lo immagino. Quindi stamattina mi sono svegliata super contenta, un po' stanca perché comunque rispondi, pensa a quello che devi dire per presentare al meglio il tuo album. Stamattina vai libera come sei andata in tutto l'album, perché ti ho sentita soprattutto libera in questi brani così eccezionali. Sono delle perle, ognuna ha la sua storia. Grazie. Io so a cussi l'album non è proprio il dialetto barese, ci racconti perché? Perché io so a cussi in realtà sarebbe una sorta di baretano, è tra napoletano e barese, perché se fosse barese sarebbe il suo acchessi senza la U. Acchessi. Ma lo sai? Lo sai che invece io trovo che ci sia anche qualcosa di molto siciliano, di sangue siciliano, perché così è una parola che utilizziamo anche noi, cioè è così, no? E poi perché c'è Davide Sciorti, il palermitano, il nostro palermitano Davide. E quindi è vero, c'è molto. Ma io ho visto che c'è l'attrice Miriam Leone che come hashtag mette sempre Acussi. Lei è siciliana. Raccontaci il brano con Non Davide e questo eccezionale rinascimento. Com'è nata questa collaborazione? Quello che succede da molto. Io e Davide l'ho visto pure ieri. Noi siamo proprio fratelli. Ogni volta che ci vediamo scriviamo un brano perché ci stimoliamo a vicenda ed è facilissimo mettere su una canzone quando stiamo da soli. Infatti il Rinascimento è nato un pomeriggio a casa, al pianoforte. Lui poi è veramente molto bravo nel produrre i brani, quindi io al pianoforte ho messo sugli accordi e poi il testo è venuto da sé in maniera molto facile. Abbiamo immaginato un Rinascimento in un mondo distopico molto pazzo, dove Alexa ti dice quello che devi fare, la soluzione per rinascere e iscriversi in palestra. È una pazzia di testo. Di testo, sì. Però sì. Manda i saluti da parte mia, salvo bel cuore, a Davide quando lo vedi. Dici che appunto lo saluto con tanto affetto e tanta stima anche a lui. Ascolta, ma tu hai fatto un album con una produzione, una collaborazione di un grande Quincy Jones, che tra l'altro ti ha fatto i complimenti in un video che ti ha mandato. Questo è favoloso, cioè veramente sei stata consacrata dal produttore, musicista, arrangiatore, uno dei più bravi di tutti i secoli. Sì, è una cosa penso meravigliosa, sono onorata e a volte dico oddio, ma sono io quella nel video, cioè parla di me, Serena Brancale, sì sono io. Sì, è un onore pazzesco. Quando ho ricevuto questo video non ho dormito per 2 giorni. Questo è accaduto grazie a Richard, che è entusiasta della collaborazione, ha fatto ascoltare l'album a Quincy, che è piaciuto l'album, so che gli è piaciuto l'idea di aver inserito il dialetto barese in alcuni brani. Ricordiamo perché chi pensava fosse napoletano. E invece sì, perché ricordiamo Richard Bona, che è il polistrumentista, cantante e bassista, insomma, tra i più bravi al mondo del Camerun. È diventato un tuo amico così per caso anche lui, e lui ha fatto da ponte poi a Quincy Jones. Esatto. Sì, ma Richard è anche un motivatore, è una persona molto felice che mi ricorda di esserlo, e noi che facciamo questo mestiere siamo pieni di sicurezza, e pure nei momenti più belli ci dimentichiamo quanto siamo fortunati. Quindi Richard non è soltanto un grande, è proprio umanamente una persona
potente. Ho visto delle immagini dove voi sorridete veramente sinceramente, si percepisce sì. Questo e questo è molto bello. Sì. E, lega Richard Bona anche con Pino Daniele, perché insomma è colui che ha portato salsa, flamenco, suono africano, dialetto, loop sul palco, e lo lega molto a te ma anche a Pino Daniele, visto che tu hai anche inserito 3 cover di Pino Daniele. Perché la scelta di Alleria, Ieso Pazzo e l'altro Terra e Viento? Perché la scelta di questi tre? Vabbè, io dovevo assolutamente omaggiare l'artista che è stata per me la fonte di ispirazione suprema nella scrittura, ma perché Pino per me è sempre stato un po' uno scienziato. È stato il primo a fare questo esperimento di inserire il suo dialetto sul funk, sul soul. Quindi Pino ti può far ballare col napoletano, ma anche piangere. Certo, vero, questa vero. Cosa mi ha sempre fatto impazzire, quindi è stato sempre un punto di riferimento della scrittura. Alleria, perché volevo inserire una ballad che fosse bellissimo, meno famosa di Napulé, che conoscessi bene, ed è stato il primo brano che ho scoperto di Pino. Niente Terra, perché mi ha sempre fatto ballare cercavamo una chiave un po' più moderna rispetto alla versione fusion che ha originale. E invece il soppazzo, quello è stata proprio una pazzia mia, e Richard ha appoggiato l'idea di cambiare il groove inserendo la sua pazzia africana, perché lui canta in africano dei lamenti che sono da pazzo. Ed è uno Ieso Pazzo, un arrangiamento particolare, più intimista, cioè un gridare Ieso Pazzo in maniera intima, interiore, senza... Poi tra l'altro hai fatto degli arrangiamenti di Pino Daniele, che non hai fatto dimenticare Pino Daniele, ma nello stesso tempo ci hai portato in mondi paralleli, in mondi diversi, appunto, anche di Pino. Quindi hai fatto un doppio lavoro, secondo me è ottimo. Devo dire, sembrano anche delle canzoni, anche di diverse a volte, in certi momenti, in certe strofe. Allora, Serena, parliamo adesso invece del brano che a me ha fatto impazzire appena ascoltato, con la collaborazione, il featuring di Gammon, che è un altro grande che ascolta il soul della Motown e della, insomma, lui sarà un cultore di questo genere musicale. Ci racconti perché hai affidato questo brano a lui? Era da un po' di tempo che ci inseguivamo e volevamo collaborare. E in una giornata di songwriting camp ho messo su questi accordi, perché nella testa avevo le Appunant Fire e Cool and the Gang, ascoltavo sai, a volte ti capita, no? Periodo soul, periodo Anderson .Paak, ecco, in quel periodo ero proprio negli anni 70. E finisco di scrivere l'armonia di Pessime Intenzioni con altri autori del brano, e ho detto ora chiamo Gianluca, perché secondo me con questo brano finalmente si può collaborare. E quando l'ha sentito gli è piaciuto un sacco, e tra l'altro anche lui in quel periodo ascoltava gli anni 70, tanto che mi fa nelle orecchie: io ho un brano di Michael Franks, When's Life Calls, lo conosci? caspita. E lì ho detto vabbè, grazie, perché non lo conoscevo, quindi mi ha fatto scoprire una canzone stupenda. E quindi è stato un caso meraviglioso, perché ho rischiato nel proporgli una cosa e lui mi ha accettato dicendo wow, anche io sto ascoltando gli anni 70, ed è andata. Poi ci siamo visti in studio la prima volta, senza averci visti prima, mai, ci siamo visti solo in studio la prima volta. Ma lui lui in studio ha scritto la sua parte. Avete realizzato questo capolavoro che si chiama Pessime Intenzioni. Grazie. Ricordiamo che nell'album Ieso Accussì ci sono altre, appunto, collaborazioni, da Gammon a David Shorty, ma anche Margherita Vicario, Rochelle, e poi suonano appunto Richard Bona e Fabrizio Bosso. Insomma, veramente un album capolavoro, io lo consiglio, compratelo. Grazie. Acquistatelo e ascoltatelo, soprattutto in maniera, vedete, io sono stato tutta la mattinata all'impiedi, adesso mi sono messo comodo seduto perché volevo ascoltare la voce di Serena Brancale e adesso la sua canzone, appunto, Pessime Intenzioni, tratto da questo eccezionale album, insieme con la collaborazione in featuring di Gammon. Serena, io ti abbraccio fortemente, adesso ti lascio la parola e annunci il tuo brano, ti presenti, annunci il tuo brano e dai un saluto agli amici di Radio Panorama.
Un saluto agli amici di Radio Panorama da Serena Brancale, per voi Pessime Intenzioni featuring Eamon, grazie. Ciao, ciao Serena, un abbraccio, ciao. Ciao. Ogni radio è unica, ma Radio Panorama è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.